bovino. La presa o l'ha fatta in casa, o quasi. E il salame bovino, dove si trova? Ah, ciao! Ciao ragazzi, anche bella compagnia, ve lo ricordate Enrico Toso, quello dello Speccaro di Gino? Ebbene, questi sono i suoi maiali qui a Villanova del Gebbo, in provincia di Rovigo per l'appunto, ma oggi non sono qui per parlare dei maiali, voi basta, si abitua. Sono qui per parlarvi di un'altra scelta importante che lui ha fatto, ed è una scelta che sa di ritorno all'antico, perché... i suoi genitori, la sua famiglia arriva dall'allevamento bovino che poi è stato abbandonato e che adesso lui ha deciso di riprendere, ma in questa chiave, nel senso che ha deciso di affiancare alla sua attività di macelleria la conduzione di una stalla insieme a un allevatore di fiducia che alleva i capi bovini con un disciplinare particolarmente rigido, in modo da garantire a lui e quindi anche al consumatore un controllo totale della filiera. Mio papà, ancora prima, negli anni, prima del 92, aveva un allevamento di bovini da latte, che poi ha trasformato in linea vacca vitello, e per poi aggiungere, praticamente eliminare la linea vacca vitello e passare al suino. E con l'apertura del negozio abbiamo voluto iniziare a inserire di nuovo il bovino nel nostro banco, e non c'era cosa migliore che affiaccarsi a un'azienda agricola. Un'azienda agricola che rispetta secondo il nostro disciplinare, quindi un allevamento naturale senza antibiotici, quindi avete deciso di farvi voi la filiera. Esatto, crearci una filiera tutta nostra, con il suino allevato da noi, con il pollo allevato sempre da noi e il bovino, che precisiamo è uno scottone sotto i 20 mesi d'età, allevati dall'azienda agricola Pizzoli. Come vengono alimentate queste vacche? Allora, gli animali vengono alimentati utilizzando fibre, quindi paglie e fieno fin dall'inizio, e cereali. I cereali riguardano farina di soia, di girasole e sali minerali, utilizzando per la gran parte prodotti all'interno dell'azienda per l'80%, quindi dall'insilato di mais alle farine di mais e quant'altro, per una piccola parte sali minerali e vitamine vengono acquistati presso dei rivenditori esterni. Il benessere animale come viene garantito? Il benessere animale è garantito, innanzitutto abbiamo i controlli da parte delle ASLA, quindi oggigiorno l'ASL c'è un rapporto diretto con l'ASL, nel senso che comunque oggigiorno il benessere animale costituisce uno dei cardini principali dell'allevamento del bovino da carne, anche se abbiazione intensiva. Agli animali viene garantito un adeguato spazio di movimento, come potete vedere, gli animali non sono legati, c'è una rastrelliera, gli è garantito i metri quadrati necessari per l'allevamento, sono tutti quanti in lettiera, la lettiera viene quotidianamente asportata tramite un astro trasportatore collegato a un timer due volte al giorno, e i box vengono impagliati ogni giorno. Inoltre abbiamo previsto già da qualche anno, tramite il PSR, l'utilizzo degli elettroventilatori per creare un ambiente gradevole durante la stagione estiva, quindi un raffrescamento. C'è una storia dietro a questo allevamento? Beh, la storia dell'allevamento nasce agli albori degli anni 70 con mio padre e i miei zii, che hanno appunto creato, tra virgolette, l'allevamento intensivo del bovino da carne proprio in questa zona qui, Lonigo e Colonia Veneta. Non è facile arrivare a una scelta di questo tipo, anche perché cambiano gli impegni, cambiano i costi, cambiano diverse cose. Perché hai voluto orientarti in quella direzione lì? Perché avendo un'alimentazione ben precisa che viene data alla scottona,
e noi sappiamo come trattarla, quindi al bancone sappiamo come trattarla e possiamo dormire tranquilli la notte, perché sappiamo che ogni giorno e ogni settimana il bovino che arriva al macello non cambia il gusto della carne, ma è una linea precisa. Quindi la tenerezza siamo sicuri che è sempre tenera, siamo sicuri della marezzatura e della qualità della carne. Ma la garanzia della qualità della carne non è l'unico obiettivo di Enrico e della sorella Alessia. C'è anche un qualcosa di più, perché una volta che la carne arriva nel loro laboratorio, che viene lì, viene messa a frollare, l'obiettivo è anche quello di andare a valorizzarla tutta la mezzena, dando un giusto risalto, una nuova nobiltà a quei tagli che solitamente vengono trascurati oppure considerati secondari o per preparazioni, tra virgolette, di serie B. Loro hanno invertito i canoni. Quei pezzi, quei tagli sono diventati delle prelibatezze. Basta saperli individuare e proporli nella giusta maniera. Perché la pancia? Perché la pancia di solito si fa solo carne a brodo e noi altri, tenendo in frullatura un circa 15 giorni, viene sezionata e viene messa nel barbecue. È una cosa favolosa e leggermente più forte come gusto. Per esempio il fianchetto una volta ricavato, eccolo qua. Questo per cosa può essere utile? Passarlo con il rub, mm-hmm. e metterlo al barbecue, cottura lenta o anche veloce. A tagliata, un sapore un po' più deciso. Da qua possiamo ricavare alcune fettine anche, che viene fuori un fantastico asado. E dopo abbiamo questa parte qua, che possiamo ricavarla in pezzo intero e fare la beef ribs, fare una costina di manzo che va cotta a bassa temperatura e poi a gusti va leggermente anche affumicata. Viene apprezzata questa inventiva, questa intraprendenza tua, vostra meglio? Sì, adesso che la gente comincia a provare questi tagli, iniziano ad apprezzarli, perché comunque tendono ad essere dei tagli leggermente più marezzati, quindi non erano tantissimo apprezzati. Col tempo adesso la gente, assaggiando, ha iniziato ad apprezzarlo. Come andiamo a fare il reale di bovino, con poco osso e con la parte centrale andiamo a ricavare la cowboy stick, che ha un sapore più deciso. Eccola qua, cowboy stick, poco osso, proprio come che vedete nei film americani, pronta a buttare nella griglia. Oh yeah! Oh yeah! Ti sei inventato tu questi tagli, queste nuove modalità di utilizzo della carne? Siamo stati ad alcuni convegni, alcuni congressi, e da lì abbiamo visto come iniziare a lavorare diversamente anche il bovino. Quindi non lasciarlo solamente la coscia da fettina e la pancia da brodo, ma portare a valorizzare tutto il bovino. Quindi anche dalla spalla, abbiamo ricavato le parti più magre e siamo andati a tirar fuori gli arrosticini di manzo. Mi piace molto raccontare la storia di giovani che ereditano la passione e l'azienda familiare per apportare la loro passione, la loro fantasia, la creatività, l'innovazione, la voglia di cambiare e in qualche modo anche di lasciare il segno. E magari facendo diventare dei momenti difficili come quello che abbiamo attraversato e stiamo purtroppo tuttora vivendo in un'opportunità. L'e-commerce, quindi l'approccio digitale, è stato determinante. Hanno creato la sezione apposta nel sito e le vendite hanno cominciato ad affluire. E questo significa organizzarsi diversamente, significa avere un approccio diverso col mercato, che comunque parte sempre dalla terra, da qui, dalla pianura rodigina. E significa soprattutto guardare al futuro con una prospettiva diversa, più completa. E questa è la famiglia Toso al completo, prima, seconda e terza generazione, con la piccola Maddalena. Ciao Gigi! Ci salutano con la pinza. Con dentro cosa? Con la bresaola, il booster e salame di manzo. E il salame di manzo. E finalmente se magna. Ciao ragazzi! No, la distanza!
finirà sto Covid, era finirà sto Covid.